Come più volte sottolineato nella conferenza Sony, PlayStation Move non è soltanto dedicato a un pubblico di tipo casual, ma anche hardcore o comunque un pubblico che si trova a metà tra le due fasce di videogiocatori. Nel caso specifico delle 3 2010 di Los Angeles abbiamo provato e visto diversi giochi che hanno comunque velleità hardcore e supporto per il Move. Alcuni avranno una patch successiva all'uscita del gioco, ad esempio lo stesso Heavy Rain, già uscito, godrà di una patch in concomitanza con l'uscita del Move nei negozi. E quindi semplicemente sostituiremo i tasti del pad col Move Controller per performare, per fare alcune azioni classiche del gioco che si sposa perfettamente all'utilizzo del Move, perché comunque si tratta sempre di muovere destra, sinistra, alto, basso, scuotere e roba del genere. Altri titoli che godranno in una patch successiva sono PGA Tour, Tiger Woods PGA Tour 11, che ovviamente riproduce alla perfezione la mazza da golf per imitare i movimenti del golfista. E anche in questo caso, durante la presentazione Sony, è stato mostrato in diversi aspetti come funzionerà il Move, con un controllo preciso 1-1 della mazza da golf. Ancora abbiamo Toy Story 3, ad esempio, che subirà questa patch successiva all'uscita del gioco, mentre per quanto riguarda i titoli che supporteranno in maniera nativa la periferica di controllo di Sony, ne abbiamo diversi. Il primo ovviamente è SOCOM, che è già stato mostrato alla GDC di San Francisco, ma ci saranno anche di altri, tipo Time Crisis, ritorna la serie famosa di Namco che sfrutterà appieno il Move, e quindi comunque ci sarà questa sorta di commissione tra giochi già usciti, giochi che dovranno uscire, che supporteranno la periferica di controllo Sony. Spazio all'immagine, sicuramente poi nelle prossime settimane / mesi saranno annunciati altri titoli di stampo hardcore che supporteranno la periferica di controllo di Sony.